Inizio questo racconto da quando in Italia, verso gennaio, cominciano a girare sempre più notizie provenienti dalla Cina e da Wuhan. Poi tutto prende un'accelerazione improvvisa. A fine gennaio l'OMS dichiara l'epidemia di coronavirus. Una coppia di turisti cinesi viene ricoverata all'ospedale Spallanzani a Roma. Un paziente zero viene trovato a Codogno. L'area diventa zona rossa. La comunità cinese in Italia diventa bersaglio di episodi di razzismo e intolleranza. In diverse città si lancia un messaggio positivo, come quello di Milano non si ferma. Salvini in una diretta chiede di riaprire tutto. Riaprire tutto quello che si può riaprire. E gli sport continuano a svolgersi, come il calcio, negli stadi chiusi. Berlusconi nel frattempo vola in Costa Azzurra. Ma negli ospedali aumentano i ricoveri. A essere colpita è la popolazione più sensibile con varie patologie. Televisioni e media dedicano sempre più spazio al coronavirus. Mascherine e disinfettanti presto diventano introvabili, mentre i supermercati vengono presi d'assalto. Una ricercatrice precaria viene assunta dopo aver isolato il virus in Italia. Si chiudono le scuole, prima al nord, poi in tutta Italia. La situazione si aggrava velocemente in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Le misure del governo diventano più stringenti. Si chiudono i posti in cui si affollano le persone, ma nei centri delle città si ignorano le distanze di sicurezza. I centri commerciali vengono chiusi nei weekend. Il coronavirus si diffonde in altre regioni. Il sistema sanitario riceve sempre più pazienti. Gli ospedali diventano i posti in cui si lotta contro il virus. Arriva una nuova misura di Conte, ma il 7 marzo una fuga di notizie del decreto agita migliaia di persone. Dalle stazioni del nord partono in centinaia. Le città progressivamente si chiudono. Ma nel frattempo all'estero il problema del coronavirus sembra non interessare più di tanto. I Ferragnez lanciano una raccolta fondi. Diverse imprese donano soldi agli ospedali. Emergono i problemi della sanità pubblica, per decenni colpita da tagli, mala politica e privatizzazioni. Il personale sanitario diventa un punto di riferimento e migliaia di medici partecipano alla chiamata della protezione civile Medici per Covid. Salute pubblica da una parte e economia dall'altra. Il settore aereo è il primo a subire gli effetti del virus. Si chiedono anche grandi finanziamenti per le infrastrutture. Nell'agricoltura vengono a mancare i braccianti, in gran parte stranieri. Poi le mafie, con i capitali sporchi pronti da investire nell'economia in difficoltà. Il Premier Conte il 21 marzo chiude l'Italia. È quella di chiudere nell'intero territorio nazionale. Le fabbriche si fermano, le autostrade si svuotano, si ferma la Formula 1 e saltano anche le Olimpiadi di Tokyo. L'OMS dichiara lo stato di pandemia globale. La provincia di Bergamo è fra le più colpite, le camionette dell'esercito sono immagini che difficilmente dimenticheremo. Il 27 marzo si registrano 969 decessi, un numero che nasconde storie e persone. Sotto osservazione finiscono anche le case di cura per anziani. Si moltiplicano gli appelli a restare in casa. Instagram lancia un hashtag specifico. Sul web si ritrovano virtualmente gli italiani con i flash mob. Alcuni presidenti di regione, a modo loro, avvisano i cittadini a rimanere a casa. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. La politica si divide fra meriti e accuse nella gestione dell'emergenza. La Protezione Civile lancia una mappa per far vedere la distribuzione dei prodotti sanitari nelle diverse regioni. Viene presentato l'ospedale alla Fiera di Milano, voluto dalla regione Lombardia. In America e Regno Unito, dopo aver sottovalutato l'impatto del coronavirus, si cambia linea e si prendono come esempio le misure italiane. Sui social girano le immagini dei canali di Venezia puliti e del minore inquinamento nell'aria. Sempre sui social girano messaggi e video ironici e sarcastici. Guaritevi. Oh, vabbè, poi ci abbiamo un bel caffè. Ma chi l'ha preparato? Io. Ma te se ne lavate le mani prima. Ma anche messaggi che soffiano sul fuoco della rivolta e dell'esasperazione. I nostri figli, chi li fa mangiare? Signor Conte, il vicino feniero. Nelle carceri italiane, il 9 marzo, si verificano delle rivolte con morti e feriti. Il governo stanzia miliardi di euro per cittadini e imprese. Il sito dell'INPS va in tilt dopo migliaia di richieste per i bonus ai lavoratori autonomi. Intanto in Europa non si trova una linea comune per far fronte all'emergenza. Il presidente della Repubblica Mattarella manda un messaggio al paese. L'Italia
sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Sempre sui social si diffondono fake news. Il momento difficile non aiuta a capire e aumenta le teorie del complottismo. E ne esce un super virus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori. Arrivano aiuti da Cina, Russia e Cuba. Anche l'America fa sapere che tiene all'Italia. Papa Francesco celebra la messa in una piazza San Pietro deserta. Ci sarebbero tante altre cose da aggiungere o da raccontare in questo diario, ma come sarà dopo? Meglio o peggio di prima? Difficile prevederlo. Sicuramente dopo la nostra vita sarà diversa. Nel momento in cui sto registrando questo diario, l'emergenza non è ancora finita. Servirà tempo e distacco dal dolore per analizzare questa pandemia. Forse un giorno tutto questo sarà solo un lontano e spiacevole ricordo, che comunque dovrà servire per fare una riflessione su un periodo che ha attraversato la nostra società.